guardate, non prendete paura, benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina mi sto dando una restaurata, è uno di quei 2 giorni in cui mi prendo cura di me stessa della settimana. Ho cominciato con la maschera capelli. Questa qua è l'Aire Fruit di Sien, l'ho presa da Lidl, ragazzi, è uno degli acquisti super top che ho fatto da Lidl e guardate, è troppo bella. E poi è il dupe delle maschere di Garnier, appunto, alla papaya. Sulla faccia invece ha messo la maschera di L'Oreal, che tra l'altro per me inizia una nuova settimana. È stato un weekend osceno, nel senso abbiamo fatto mille cose e non sono riuscita neanche a registrare in questo weekend. Però per voi, almeno per me oggi è lunedì, come vi ho detto prima, inizia una nuova settimana, per voi oggi è giovedì. Perfetto, perché sì, lo caricherò giovedì questo video. Questa è la maschera purificante di L'Oreal all'argilla che ho applicato sul viso. Questa è la maschera dei capelli, sapete che ragazzi, soprattutto perché i capelli secchi è la vita, questa maschera è proprio, sembra burro, ma si sciacqua facilmente, non unge, profuma tantissimo, cioè niente da invidiare alle maschere di Garnier, anche se è super copiata, ma davvero fantastica, correte da lì della prenderla, parola di Katy. Oggi Total Pink, ragazzi, visto che ho una canottierina e una felpina rosa, volevo mettere questi pantaloni che sono dell'OVS, non sono tanto leggeri ma neanche pesanti, quindi sono perfetti, sono lunghi, guardate, c'è cioè mood estivo, ragazzi, oggi, solo perché hanno tutte le ciabattine, però in realtà non sono proprio estivi perché non sono proprio leggeri, leggeri, carinissimi. Oggi mettiamo questi. Ecco qua tutto il completo, come vi ho detto, Total Pink oggi. Mi butto in doccia e ci vediamo tra un secondo. 2000 years later. Ho messo una vita, ragazzi, stamattina mi sono anche stirati i capelli nel frattempo con la Steam Pod, io la amo questa piastra. Oggi li lascio sciolti così, mi sono vestita e preparata sotto la canottierina e intanto stavo guardando forum, adesso ho tolto il volume perché sennò mi dà copyright e tra un po' è mezzogiorno, ci ho messo proprio tantissimo stamattina, ho iniziato alle 10 e ho finito a mezzogiorno dietro i capelli, solo i capelli, eh? Cioè, però sono troppo belli, sono super contenta, non vedo l'ora che si allungano, soprattutto i ciuffi qua davanti perché come vedete ormai è un taglio scalato, non è più uguale e non vedo l'ora che diventi... Che si allunghino bene 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 così almeno li faccio tutti uguali tranne i ciuffi davanti perché ormai mi piacciono i ciuffi davanti più corti. Comunque sì, vi stavo dicendo che è arrivato quasi mezzogiorno, oggi devo anche stirare tantissimo, non so se mi truccherò perché tanto oggi starò in casa e stiriamo insieme oggi. Sì, non ho mai stirato con voi, oggi stiriamo insieme. Anche perché poi decisamente ho un bordello di maglie, ma proprio tante, tante, tante che ho lavato a Cree. Intanto qua sto guardando il mio amato forum, ma si ammazzano sempre. Raga, di quelle parole. Come vedete sono già quasi le 11:30. Io a mezzogiorno scalderò questa, che è un po' di frittatina che è avanzata, classica, con un po' di formaggio all'interno, quindi mi mangerò questa, sì. No, stavo pensando, ho detto sì, mangerò questa così non la butto, che ho fatto ieri. E a Cri invece mi ha detto che vuole, mi ha appena mandato un messaggio, che vuole, le ho scongelate, 2 salsicce con un po' di pane, che questo lo mangeremo in due, l'ho comprato ieri da Sigma, questa baguette, si chiama così. Insieme alle salsicce si mangerà un po' di patatine. Tra l'altro non vedo l'ora perché manca poco e andiamo a fare la spesa all'Eurospin. Non vedo l'ora, quindi tenetevi pronti perché uscirà un video spesa Eurospin. Ripeto, per me oggi è lunedì, per voi è giovedì, quindi settimana prossima uscirà il video. Sì, settimana prossima uscirà il video spesa Eurospin e anche MD tra l'altro. Però ho deciso quest'anno, che ve l'ho già detto in uno dei vlog precedenti, che vi faccio vedere un po' di uova di Pasqua che compriamo, ma non tutte perché a Pasqua, se no, sapete già le uova che apriamo. Quindi un po' ve le faccio vedere e alcune rimarranno segrete. Buon appetito!
ragazze, non mi vedete a me, ma vedete di sicuro le magliette perché sto cominciando a stirare. Ne ho davvero tantissime. Il Cri finalmente ha fatto il decluttering. Non sapevo come posizionare la videocamera. Allora ho detto, vabbè, tanto devo inquadrare qua la postazione mentre stiro. Non è che devo inquadrare me mentre parlo. Sarebbe stato carino guardarvi anche, però mi devo organizzare meglio e trovare una postazione un po' più carina per inquadrare sia me che le magliette. Comunque, queste sono le magliette del Cri che lui ha declatterato, però non ama fare i video decluttering, quindi da me l'avete visto un po' di giorni fa, sempre questa settimana, non mi ricordo se era il weekend. Comunque ve lo lascio giù nell'info box se ve lo siete persi. Vi ho fatto il decluttering del mio armadio, però delle mie magliette, cosa che mi piacerebbe farlo anche dei pantaloni e di altro. L'unica cosa che non ho mai tempo. Adesso, per esempio, il Cri, come vi ho detto, lui non ha registrato il video decluttering di tutte le magliette, anche se è stato uno stupidello perché gli ho detto fai il video che è carino, una tipologia diversa anche tua. Niente, vabbè, il prossimo cercherò di convincerlo. Comunque ne ha declatterate anche lui tante, non vedo l'ora di farvi vedere anche la camera da letto, come è venuta, come sta venendo. Però ho deciso di farvela vedere quando sarà finita, quindi in uno dei vlogmas a Natale. E se vi dico a Natale, poi capirete il motivo per cui ci stiamo mettendo una vita. Il primo motivo ve lo dico subito, gli altri li capirete quando vedrete la camera che vi spiegherò un po' di cose. Il primo motivo per cui ci stiamo mettendo una vita è il fatto del tempo, della mancanza di tempo, ragazzi. Qua è proprio una mancanza di tempo. Se sentite rumore, c'è anche mio suocero fuori che sta lavorando. Comunque io adesso velocizzo un po', mi metto a stirare il tutto, tra l'altro questa è una delle sue magliette preferite. Velocizzo il tutto e ci vediamo dopo. Sono anche super contenta perché è uscito un sole pazzesco oggi, cioè stanotte nevicava, il tempo è un po' pazzo. Dopo 50.000 anni ho finito le magliette, in tutte erano 20. Non pensavo che ne avesse scartate così tante. Lui è stato più bravo di me nel decluttering. Wow! Ok ragazzi, ho messo a posto tutto, ho finito tutto. Adesso penso proprio che mi metterò sul divano. E niente, mi sa proprio che continuerò questo vlog domani, perché tanto ormai non faccio più niente oggi se non stare sul divano, guardare un po' di TV e rilassarmi un attimino. Alla fine oggi ho deciso di far respirare la pelle perché ho mille brufolini, guardate che roba, poi questo, poi ciao, è gigante. Ci vediamo domani, questo vlog sarà di 2 giorni, ho già capito, oggi e domani è tutto in un vlog. A domani. Buongiorno, io mi sono appena svegliata e fuori ragazzi il diluvio oggi, fa un freddo, devo ancora accendere il camino. Questo è il tempo fuori, guardate il cielo, fa freddissimo, oggi è davvero brutto brutto, magari oggi pomeriggio poi si apre, boh, vediamo. Immancabile caffè perché sto crepando di freddo, l'unica cosa che l'ha fatto il Cri prima di andare al lavoro, ma adesso ormai è freddo quindi lo scaldo. Stamattina volevo accendere la stufa, però mi sa proprio che fa proprio freddo, ragazzi, credetemi. Quindi adesso mi bevo il caffè e andiamo a accendere il camino come tutte le mattine. Comunque, guardate il brufolino, si è seccato, meno male. Guardate.
Sono seduta qua perché lì c'è la pasta del mezzogiorno che abbiamo fatto ieri sera. Ho fatto la pasta al ragù. Io ogni volta non so dosarla la pasta e quindi devo sempre farne per tutto il paese per 30 persone. Oggi la scaldiamo perché sapete che io non butto il cibo, la mangiamo. Comunque, questo non c'entra niente. Ragazzi, ieri non ho organizzato, come saprete, se avete visto i vlog, io ho comprato questa Wiki Planner che mi avete chiesto in tanti cos'è. È una specie di agendina, un foglio vale una settimana e questa settimana non l'ho ancora fatto, quindi lo facciamo insieme. Guardate che bella! E voi scrivete il mese, le date e ogni giorno quello che dovete fare. L'avevo fatto fino a settimana scorsa, questo weekend io di solito la domenica prima di andare a letto mi prendo quella mezz'oretta per programmarmi, mettermi giù tutti gli impegni della settimana, visto che questa settimana ho anche 4 ore di lavoro. Non martedì, mercoledì, dopo devo controllare. Comunque devo metterli assolutamente. E poi ho i miei workout perché ho iniziato anche degli esercizi fatti in casa nel frattempo che aspetto l'estate, visto che qua l'estate non so quando arriva comunque, e perché voglio andare a fare delle belle camminate su nei boschi con il grillo, insomma, se mi seguite saprete benissimo tutti i miei vari programmi. E iniziamo a programmarla, quindi cominciamo a mettere il mese di marzo. Me l'avete chiesto in tanti. Questo vi avevo fatto un vlog quando l'ho acquistata. Adesso siamo a marzo 2022 di mese. Vi avevo fatto un vlog e vi è piaciuta in tantissimi. Cioè, proprio io l'ho vista su una ragazza che fa video YouTube, ma lei è americana e lei programmava tutte le sue giornate, tutte le sue. Io mi sono innamorato, ho detto la voglio anch'io questa weekly planner, non so mai dirla, l'organizzazione della settimana, dei giorni, che magari si fanno anche più cose e poi ci si ricorda di più. Allora io ho detto perché no, la prendo anch'io, su Amazon sono andata a vederle e ce ne sono diversi tipi. Questa mi ha rubato il cuore, insomma. Guardate che bella, ve la rifaccio vedere, troppo carina. Comunque adesso iniziamo a scrivere tutti i vari impegni e le date. E un'altra cosa che volevo dirvi prima di iniziare a fare la nostra settimana, che oggi devo rifarla già ieri, non l'ho programmata, ma ieri non ho fatto una mazza tanto. Comunque, ieri, se avete visto nel vlog di ieri, scusate il gioco di parole, abbiamo stirato i capelli con la steam pod. Questo è il risultato il giorno dopo, cioè è fantastica. Non ho, io da quando quella piastra me l'ha regalata il Cria Natale, se vi siete persi i video, mi sento i capelli molto più ordinati, molto più, cioè in ordine, insomma. Io non ho mai avuto i capelli così ordinati la mattina, che a regola, credetemi che sì. Adesso sono da pettinare bene, ancora da mettermi il mio oglietto giornaliero di L'Oreal, però, perché io sapete la mia passione, la mia ossessione per i capelli, però credetemi che non ho mai avuto i capelli così in ordine di mattina. Credetemi, ero sempre così. Comunque, andiamo a fare l'agendina. Per stamattina la lavatrice l'ho fatta, soprattutto con tutti i miei pigiami, asciugamani, la felpina che avevamo ieri, che per voi è sempre questo vlog, che è di 2 giorni. Fuori c'è mio suocero che lavora e i vestiti del Cri, insomma, lavatrice fatta. Adesso andiamo a fare skincare, poi ci vestiamo e ci vediamo dopo. Oggi volevo mettere questi jeans che in videocamera sembrano scuri, in realtà sono molto più chiari di quello che sembrano. E qua ci sono gli strappi con sotto tutte le borchiette. Guardate che belli! È tanto che non mettevo un paio di jeans oggi, visto che fa un po' più freddino, li metto. È che dalla videocamera sembrano scuri, in realtà sono azzurrini. Boh. E sopra una felpina. Ecco, questa per esempio si vede bene perché, vabbè, comunque questa felpina qua. Adesso mi vesto, arrivo. Devo dire che li amo, anche se spalzano un po' le lucine,
Guardate che belle, ho ancora sulle ciabattine di casa di Natale che avevo preso all'Eurosfin, guardate che belle. Comunque, questi sono i pantaloni. Adesso sono pronta in camera da letto, inquadro sempre la parte dietro perché la parte qua davanti non posso. Comunque sono super contenta, almeno mi sento nuova, ve lo dico sempre, questa è un'altra cosa che vi dico sempre ininterrottamente, ormai lo sapete a memoria, che quando io la mattina mi sveglio sono una persona. Quando faccio skincare mi sistemo i capelli, che oggi li ho solo pettinati, ma sembra che li ho stirati, cioè quella piastra l'ho fatta ieri, la piega, ma top davvero. E quando mi sistemo, mi faccio i capelli, skincare soprattutto, che ho tutta la pelle bella fresca, bella rimpolpata, bella giovane, bella wow, bella tutto. E mi vesto, mi sento un'altra persona completamente. Anche voi? Oggi sono indecisa anche se truccarmi. Lì ho messo anche il mio pigiamino. Non lo so se truccarmi, ma penso proprio che farò qualcosa di leggero. Non lo so. Adesso vedremo. Se mi vedrete truccata, vuol dire che avrò cambiato idea e mi sono truccata, se no, no. No, ho cambiato idea nell'arco di 2 secondi. Per voi è un secondo, per me è 2 secondi. Non ci ho messo tanto a cambiare idea. Sto così oggi, così anche oggi lascio. Scusate il gioco di parole che faccio sempre. Lascio, lo sapete che sono una gran chiacchierona, lascio respirare la pelle anche oggi. E domani mi truccherò. Tanto sono tutto il giorno in casa, il tempo è brutto. Amen. Volevo anche parlarvi, che spero che si veda qualcosa. Sì. Wow, che bella che è la luce qua nei video! Ma sapete che quasi quasi i Get Ready With Me o i video make-up li facciamo qua? Magari mettiamo uno sfondo bello così non c'è lo sfondo del letto. Vi piace la luce? Fatemi sapere se vi piace questa postazione, che magari potrei organizzarmi e tenerla come postazione inquadratura video, perché la luce non mi sembra male. Comunque, oggi, in questo periodo, ragazzi, sto utilizzando anche questo stick idratante per il contorno occhi di Essence e adesso me lo vado anche a mettere. È fantastico, costa pochissimo, ve ne avevo già parlato, lo prendo sul sito di Pink Panda, appunto, che sapete che io quasi tutto il mio make-up lo prendo lì, ma davvero è fantastico, poi è super fresco, è anche piacevole, proprio. Una sensazione bellissima. Contiene, non mi ricordo quanti grammi è. Allora, 6 mesi dall'apertura, ma di grammi 4,5 grammi, è un po' pochino. Guardate. Ecco, questo è il contenuto. Beh, dai, dura anche tanto. Costa sui 4 euro, se non mi sbaglio. Io continuerei a vita a mettermelo. Stare qua le ore, super fresco, wow. Sulle labbra invece, visto che non ho messo ancora il lip balm, voglio utilizzare questo qua che avevamo trovato nel calendario dell'avvento di NYX ed è dell'hashtag This Is Everything, comunque della linea di NYX che c'è anche lo scrub labbra, il lip balm. Questo è un oil, sì, è un lip oil che appunto è fantastico, trasparente, non è coloratino. Le labbra oggi sembra che c'ho su qualche rossettino o qualche colorante, tra virgolette, come parlo io non parla nessuno, ma in realtà ho fatto uno scrub prima quando, Madonna, wow, è fantastico, proprio un olietto super idratante, buono questo qua. Quando lo finirò magari lo prenderò anche in full size. Comunque, ho fatto uno scrub anche quando ho fatto skincare e ho usato questo di Essence che ho trovato nel calendario dell'avvento alla lavanda. E in realtà era così, ragazzi. Lo sto usando praticamente non tutti i giorni, ma quasi, soprattutto quando devo mettere i rossetti, odio quella situazione di pellicine, cose così. Quindi è anche molto igienico per chi non lo tocco con le mani, ma lo vado direttamente a passare con lo stick, è fantastico. In realtà vorrei anche, come lip balm fatto così in stick, il mio amato Blistex, ma lo trovo sempre nel pottino, non lo trovo mai. Comunque mi piace un casino la luce nella postazione qua. Fatemi sapere davvero perché mi sto innamorando di questa postazione e quasi quasi la valuto. Invece andiamo subito a pettinare le sopracciglia e poi basta. Oggi sto così direttamente con la mia amata colla. Questa qua mi stava cadendo. È la The Brow Glue, la sto amando. Io prima, magari no, non i capelli,
Io prima le pettino tutte in giù in questo modo, che tanti di voi mi hanno detto anche che ve l'ho fatta scoprire e vi tiene ordinate, poi le tiro su, che vi tiene ordinate le sopracciglia. Infatti io la amo ed è pazzesca, però come vedete questa sopracciglia è un po' una sopracciglia sfigatella perché al centro è più folta. All'inizio, insomma, ai lati e alla fine sembra, cioè, non sembra, è così perché ci sono meno peli. Ah, dovrei andare con una matitina, ma oggi non mi interessa, sono in casa, io le voglio tenere solo ordinate. Vedete, le tiro in su. Questa tecnica di tirarle prima in giù e poi pettinarle tutte in su l'ho scoperta seguendo i video di Melissa Dani, che è una YouTuber, che fa, insomma, una beauty youtuber, diciamo, perché ne seguo vari di youtuber, non solo di make-up, ma lei è una delle mie preferite in assoluto. Fatemi sapere anche voi quali sono i vostri youtuber preferiti. Ecco, dai, sondaggio di oggi: qual è il vostro youtuber preferito? In questo vlog volevo salutare Stefania Girardi e Annalisa Love. Un bacione grandissimo e niente, dai, io vi saluto qua che adesso corro a fare due cosine, poi oggi pomeriggio devo anche andare al lavoro. Ieri invece è stata una giornata un po' più tranquilla, oggi invece sto tutto il giorno in casa, vabbè, tranne quelle 2 orette, ma oggi sto tutto il giorno in casa, quindi non faccio particolari cose se non pulire e le cose che abbiamo fatto ieri. Io vi mando un bacione grande grande, ci vediamo domani con un nuovo video.